Uno dei molti documenti che ci mostrano il metodo di lavoro del grandissimo Leonardo è una semplice pagina dedicata ai primi studi per Sant'Anna, la Vergine e il Bambino, un tema sul quale l'artista tornò varie volte. Attualmente conservata al British Museum di Londra, questa pagina di schizzi intricati fa uso di una tavolozza scura di inchiostro marrone, campitura grigia e gesso nero e bianco. Le figure interagiscono e si sovrappongono. I tratti evocano tracce del processo mentale dell'artista. Questa straordinaria pagina dedicata allo studio del dipinto di Leonardo è solo uno dei numerosi disegni esistenti che si ricollegano al dipinto incompiuto attualmente conservato al Louvre. Forse commissionata da Luigi XII di Francia, si crede che l'opera intendesse celebrare la nascita della figlia del re. Non a caso la moglie di Luigi si chiamava Anna e la santa omonima del dipinto era anche la protettrice delle partorienti. Nel 1501, tra le acclamazioni del pubblico, fu esposto a Firenze un grande cartone, un disegno preparatorio di Sant'Anna, la Vergine e il Bambino. Un'accoglienza senza precedenti per un semplice disegno. Sebbene quello studio sia andato perduto, un altro dei cartoni di Leonardo, noto come il cartone di Sant'Anna, è giunto fino a noi. Realizzato con carboncino e gesso, non reca i fori che vengono generalmente impiegati per trasferire un cartone sull'opera definitiva ed è evidente che non è mai stato usato per questo scopo. La composizione del cartone di Sant'Anna mostra una maggiore somiglianza allo schizzo custodito al British Museum rispetto al dipinto del Louvre. Ritrae la figura di Giovanni Battista sulla destra, mentre la mano flessuosa di Sant'Anna indica il cielo in un gesto che allude al destino di Cristo. Come molte altre estremità del corpo, la mano risulta piatta e non ultimata, e il suo aspetto incompiuto potrebbe essere un sintomo della caratteristica irrequietezza di Leonardo. Una volta stabilito il gesto, è probabile che l'artista non avesse più alcun interesse nel proseguire lo studio. Non si sa con certezza quale sia l'ordine cronologico dei vari schizzi preparatori per Sant'Anna, la Vergine e il Bambino, ma certamente Leonardo operò una rivisitazione della composizione tra il disegno del British Museum e il dipinto. Nel disegno le figure presenti sono la Vergine Maria, Sant'Anna e gli infanti Cristo e Giovanni Battista, mentre all'epoca del dipinto Leonardo aveva sostituito Giovanni Battista con l'agnello di Dio, simbolo biblico del sacrificio di Cristo, aveva rimosso Gesù dal grembo della madre e conferito maggiore importanza a Sant'Anna, che divenne così l'asse portante di questa composizione triangolare. Leonardo era famoso per la sua tendenza a lasciare le opere incompiute. La laboriosità con la quale strutturava una composizione aveva un peso di gran lunga maggiore rispetto al suo interesse nel terminarla. Questa abitudine, frustrante per i suoi committenti, non compromise la sua reputazione di genio e i vari disegni per Sant'Anna, la Vergine e il Bambino, tracciando una complessa mappa di una mente unica e straordinaria, dimostrano la natura vivace del suo intelletto. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!